Ecco, abbiamo cercato di tratteggiare nelle grandi linee, le difficoltà in cui ci veniamo a trovare di fronte ai sistemi e ai diversi orientamenti della psicologia moderna e contemporanea. Difficoltà che poi hanno i loro riflessi, ovviamente, anche sulla psicoterapia, sulla psicopatologia, perché la psicopatologia e la psicoterapia si collegano direttamente alle problematiche psicologiche. Di qui appunto la necessità per chiunque si voglia occupare di queste materie dal punto di vista professionale di approfondire in maniera adeguata il problema del metodo. E il metodo qui presenta anche delle difficoltà. Più accentuate di quanto non accada per le scienze naturali, perché, come abbiamo visto, mentre le scienze naturali possono semplificare il loro compito, che è quello di definire l'oggettualità in senso naturalistico, quindi in senso fisico, chimico, anche biologico, nel caso della psicologia, della psicopatologia, della psicoterapia, si tratta di arrivare ad una definizione soddisfacente del soggetto e dei suoi rapporti con l'oggetto. Quindi noi dobbiamo tenere presente sia la problematica del soggetto, sia la problematica del rapporto che il soggetto ha col mondo della conoscenza, con l'oggetto della conoscenza. Non possiamo evitare di stabilire questa correlazione e noi dobbiamo cercare di comprendere in che modo, da un punto di vista concettuale, da un punto di vista scientifico, sia possibile arrivare quindi ad una teoria del soggetto, ad una teoria della conoscenza di questo soggetto e di formulare dei concetti che siano compatibili con le esigenze del pensiero scientifico, perché il pensiero scientifico a che cosa aspira? Non aspira semplicemente a raccogliere più o meno a caso, in maniera più o meno contingente, questo o quell'elemento dell'esperienza sensibile, ma aspira poi ad organizzare questi elementi e a conferirgli una sistematicità, un ordine e una connessione di carattere universale necessario. E quindi ciò che caratterizza il pensiero scientifico è ciò a cui aspiriamo quando vogliamo formulare un concetto, vogliamo formulare una forma di, in qualche modo, una forma di conoscenza e di conferire ai contenuti di questa conoscenza una sistematizzazione e una correlazione che abbia le caratteristiche dell'universalità e della necessità, cioè che sia valida per tutti e che sia dimostrabile sperimentalmente e logicamente. Quindi, dovendoci orientare in questo panorama, noi abbiamo detto che dobbiamo seguire ovviamente una metodologia di carattere storico, perché i diversi concetti della psicologia non si sono formati tutto ad un tratto, secondo quello che vorrebbe la mitologia della psicologia sperimentale dei nostri giorni, non sono stati formulati improvvisamente nel secolo XIX a seguito della costituzione delle scienze naturali, ma questi concetti della psicologia hanno una storia ben più antica e che ha avuto poi i suoi riflessi e le sue ripercussioni anche nella formulazione dei concetti psicologici della psicologia contemporanea, e dobbiamo cercare di vedere quali sono i punti di vista, le prospettive che ci possono essere più utili per arrivare ad un ordinamento sistematico di questi concetti. In particolare, noi sappiamo che per noi è importante il problema dell'io, del soggetto, che dovrebbe essere posto al centro di quella che è ogni conoscenza psicologica. E noi in realtà riteniamo che quando dobbiamo parlare di psicologia dobbiamo avere come punto di riferimento il soggetto, e che questo soggetto debba corrispondere alla nostra interiorità,
Anche questi sono tutti temi che vediamo e non sono facili da definire, sono tutti termini controversi, termini che possono essere contestati ogni volta che si assuma un altro punto di vista, che è il punto di vista del naturalismo o dell'oggettualità. E ora noi sappiamo che effettivamente nella scienza contemporanea ha avuto una posizione determinante, fondamentale, il punto di vista del naturalismo, che il punto di vista del naturalismo si presenta in termini di antitesi rispetto a quella che è la forma della soggettività. Per cui, come abbiamo visto sin dalle origini, nel pensiero occidentale si è ritenuto che parlare di soggetto dovesse identificarsi con la contingenza e col particolarismo, parlare di oggetto invece doveva essere considerato come il punto di vista autentico per poter pervenire all'autentica scienza, all'autentica conoscenza e ad una, in particolare, ad una adeguazio del soggetto all'oggetto. L'adeguamento della soggettività all'oggettività è stato considerato come la condizione necessaria per poter arrivare alla vera scienza. Per cui nella concezione del naturalismo si è praticamente venuta precocemente a instaurare una distinzione tra quello che è la scienza, quella che è la scienza in quanto tale, in quanto costitutiva e fondativa della realtà dell'oggetto e della sua razionalità, e quella che è la scienza come processo di conoscenza del soggetto, in modo che il soggetto potesse adeguare la propria mentalità, la propria mente, a quella che era la struttura effettiva dell'oggetto. Quindi, quando noi parliamo di naturalismo, dobbiamo tenere sempre presente, ben presente, questa distinzione che spesso è trascurata, per cui parlare di scienza può voler dire due cose molto differenti. Da un lato la scienza della realtà e del, in quanto oggettività effettiva, e che quindi corrisponde alla scienza dell'essere, all'essere nella sua costituzione originaria. E dall'altra parte scienza è quel tanto che il soggetto può apprendere in merito a questa effettiva strutturazione dell'oggetto e in rapporto alle possibilità che effettivamente ha il soggetto di adeguarsi alla struttura dell'oggetto. Il concetto, la posizione del naturalismo nella sua originalità, nella sua forma più coerente, è una concezione fondamentalmente strutturalistica, e quindi noi dobbiamo tenere presente questa impostazione, che poi è l'impostazione che ha avuto la scienza naturalistica nell'antichità, ma anche ai nostri giorni, perché anche ai nostri giorni su quali basi si è formato il pensiero scientifico? Si è formato sulla base della impostazione galileiana, dove si è riconosciuta la necessità di individuare quelle formule concettuali che ci possono garantire appunto l'universalità e la necessità dei nostri giudizi. I nostri giudizi possono essere universali e necessari soltanto in quanto si conformano a dei concetti che riflettano la strutturazione effettiva della natura. E noi sappiamo che da questo punto di vista la posizione di Galileo è ben precisa, ben definita, e la natura è scritta in lettere matematiche, e quindi i concetti ai quali noi ci dobbiamo affidare per poter arrivare ad una definizione della vera strutturazione costitutiva dei fatti naturali, noi dobbiamo usare questi concetti matematici.
Nel naturalismo galileiano si esprime peraltro appunto la convinzione che queste idee nella loro universalità e necessità non siano semplicemente delle costruzioni degli enti che trascendono il mondo naturale. Lo stesso Galileo, appunto, in questa definizione che la natura è scritta in lettere e matematiche, esprime la convinzione che, a differenza della teoria del platonismo, queste idee sono effettivamente presenti nella natura e soltanto per un difetto del nostro intelletto noi non siamo capaci di leggere tutta la matematica che è presente nel mondo naturale, noi ne possiamo leggere solo una parte, e in questa lettura noi non siamo neanche capaci di pervenire immediatamente alla conoscenza di questo linguaggio matematico, ma noi dobbiamo apprendere questo tipo di conoscenza, noi dobbiamo procedere in questa lettura attraverso delle prove sperimentali, perché per noi la sensazione che nel caso del platonismo rappresentava un ostacolo alla conoscenza dell'idea nella sua purezza, può rappresentare un'opportunità, cioè le sensazioni possono essere sensazioni che sono conformi alle strutture del pensiero matematico e possono essere anche sensazioni che non hanno una possibilità di una riconduzione, di una riduzione al linguaggio della matematica. No, voi sapete, appunto, ne abbiamo già parlato diverse volte, come appunto in Galileo esiste una distinzione tipica tra le sensazioni primarie e le sensazioni secondarie. Le sensazioni primarie sono quelle che sono come l'estensione, il peso, il movimento, che possono essere tradotte in un linguaggio matematico, e ci sono le sensazioni invece che fanno parte della sensibilità soggettiva, che possono essere gli odori, i sapori, che non hanno una possibilità di quantificazione, non sono qualità estese, ma sono variabili oltretutto da soggetto ad oggetto, tra soggetto e soggetto, e che quindi non interessano il pensiero scientifico, l'indagine sulla natura. L'indagine sulla natura deve essere guidata quindi fondamentalmente dalla concettualizzazione matematica, che deve, dato che è limitata e finita, deve trovare il modo di accrescersi progressivamente nella mente umana, deve appoggiarsi all'esperimento, e l'esperimento deve essere organizzato basandosi sulle sensazioni primarie, non sulle sensazioni secondarie. È chiaro che da questo punto di vista, innanzitutto, come abbiamo detto, è importante fare una distinzione tra quella che è la scienza, così come viene appresa dall'uomo, come viene costruita dalla mente umana, e la scienza che invece è data, è già tutta costituita sul piano naturale. E il pensiero scientifico quindi deve essere distinto tra quel pensiero che è costituito ontologicamente e quindi è presente, è tutto dato nella natura, e quel pensiero che invece è costruito dall'uomo progressivamente, ma sempre in funzione di un progressivo avvicinamento a quella che è la realtà del pensiero scientifico costituito obiettivamente sul piano naturale. E di qui derivano naturalmente diversi modi di concepire l'idea e di concepire la sensazione, a seconda se questi concetti vengano attribuiti o all'oggetto in quanto tale, che è l'oggetto che è presente in natura,
possiede una sua logica intrinseca, una logica matematica, che sono le leggi della natura, e quello che è invece il concetto o l'esperienza sensibile, che sono pertinenti al soggetto conoscente. Quindi qui, in una concezione naturalistica coerente, in una concezione naturalistica rigorosa, noi abbiamo subito la possibilità di vedere che il soggetto viene ridotto ad una condizione di dipendenza rispetto a quello che è l'oggettualità ideale, già tutta costituita sul piano naturale. Il soggetto ha la possibilità di autenticarsi quanto più si emenda da ciò che non è matematizzabile, quindi da quelle sensazioni che sono considerate sensazioni secondarie e non primarie, e ha la possibilità di realizzarsi in quanto verifica la propria possibilità di adeguarsi ai contenuti matematici della natura, mettendoli alla prova con l'esperienza sensibile. Quindi abbiamo una forte connotazione platonizzante in questa posizione del naturalismo scientifico, ma nello stesso tempo anche un riconoscimento del valore della sensazione, perché nel pensiero umano la sensazione deve essere in grado di guidare le nostre ipotesi e di ha la funzione di verificare l'effettuale funzionalità delle nostre ipotesi matematiche e di arrivare ad una perfetta coincidenza tra il matematismo della nostra mente e il mondo dell'esteriorità naturale. Questo mondo dell'esteriorità naturale è da un lato ingannevole, perché ci sono delle sensazioni che possono indurci in errore, ma ci sono anche delle sensazioni che possono essere ricondotte al pensiero matematico, e nella misura in cui sono riconducibili al pensiero matematico ci servono di guida per orientarci nel mondo e poter pervenire ad un accrescimento costante e progressivo delle nostre conoscenze della natura, in quanto natura organizzata secondo leggi matematiche, e arrivando ad una sempre più rigorosa e sempre più ampia matematizzazione della natura, abbiamo la possibilità di acquisire anche noi una autentica conoscenza scientifica. Quindi, da questo punto di vista, la conoscenza scientifica, dal punto di vista gnoseologico, è possibile per l'intelletto umano, in quanto si stabiliscono questi presupposti: che innanzitutto l'intelletto umano possiede gli strumenti concettuali che sono identici a quelli che sono già presenti nella natura, e si fa questa distinzione. La differenza tra l'intelletto umano e la natura consiste in questo, che la natura e Dio, che conosce la natura, ha la possibilità di abbracciare tutti i contenuti matematici possibili, mentre invece l'intelletto umano ha una limitata disponibilità per quanto riguarda questi contenuti matematici, però può accrescerli anche indefinitamente, ma mai sino al punto di arrivare ad una perfetta coincidenza tra i contenuti che egli possiede e i contenuti esistenti sul piano della natura. Quindi la scienza, la conoscenza è già tutta data, tutta presente sul piano naturale, è una conoscenza assoluta, e la natura e la mente di Dio, in definitiva, da questo punto di vista coincidono. Questa è l'acquisizione del razionalismo naturalistico dell'età moderna, e la mente umana può partecipare a questa conoscenza, però non può mai aspirare a far coincidere questa conoscenza con la autentica scienza, che è pertinente alla natura ed è pertinente alla mente divina, la quale mente divina poi coincide con l'essere naturale stesso. Ecco, quindi per noi
esistono delle possibilità comunque di conoscenza in quanto noi stessi partecipiamo a questa realtà naturale. Partecipiamo partendo da una posizione particolaristica che ha la possibilità di estendersi indefinitamente, e infatti nella mente umana esiste questa aspirazione a conoscere sempre di più, ma non può ovviamente appagare compiutamente questa aspirazione perché dovrebbe possedere una mente infinita, cosa che non accade per la mente umana. E quindi in questa impostazione del problema della scienza, della conoscenza, derivano diverse conseguenze, sia dal punto di vista strettamente scientifico, sia dal punto di vista metafisico, sia dal punto di vista psicologistico, perché quando noi parliamo in questa posizione di scienza, innanzitutto dobbiamo fare questa distinzione tra il punto di vista ontologico e il punto di vista gnoseologico. C'è una scienza che coincide con l'essere, con la struttura dell'essere, con la natura, con la totalità della scienza, ed è una scienza già data, già posta, indipendentemente da quello che può essere l'attività della mente umana. La mente umana può esserci o non esserci, ma la natura c'è, ha le sue leggi, e queste leggi sono costituite sin dalle origini e per l'eternità. Esiste poi la mente umana che deve cercare il più possibile di avvicinarsi a questa strutturazione matematistica dell'universo, ma la mente umana non è necessaria, non è né necessaria per il compiuto realizzarsi del pensiero scientifico, e non è neanche già detentrice in universale di questo pensiero scientifico, perché lo deve acquisire, quindi è in una posizione di dipendenza rispetto al contenuto della scienza. Il punto di vista ontologico della scienza quindi già dà come precostituito tutto il sapere scientifico. Il punto di vista gnoseologico dipende dal punto di vista ontologico, perché la possibilità della mente di accedere alla scienza è in funzione delle sue possibilità di apprendimento, e quindi se nella mente esiste questa aspirazione all'apprendimento, in base a determinati elementi che già questa mente possiede e che sono elementi comunque già presenti in natura, potrà acquisire nuovi elementi, potrà sviluppare questo suo processo di apprendimento sino ad avvicinarsi il più possibile a quella che è la struttura autentica dell'essere naturale. Quindi esiste una scienza che può definirsi già tutta costituita ed è la scienza ontologicamente presente in natura, e c'è una scienza che è la nostra scienza, quella che noi acquisiamo e che dipende dalle nostre possibilità conoscitive, quindi ha un significato gnoseologico, e che è in funzione di una scienza che comunque è già tutta data. Da questo punto di vista è chiaro che il soggetto non ha una sua autonomia. Il soggetto non può presumere di costituire spontaneamente la scienza in quanto tale, perché la scienza è già tutta costituita. Il soggetto può avvicinarsi il più possibile a questi contenuti del sapere della scienza e può in qualche modo correggere, in base sempre però ad un confronto con l'esperienza sensibile, e quegli aspetti delle sue acquisizioni che non collimano e non hanno una possibilità di essere ancora perfettamente conformi a quello che è il sistema della natura. E la scienza, da questo punto di vista, la scienza umana è una scienza quindi che progredisce per gradi, per successivi momenti storici, deve cambiare i suoi metodi in funzione di un adeguamento delle sue conoscenze a quella che è la realtà già tutta data sul piano naturale,
Ma tutti questi adeguamenti e tutte queste modifiche alle quali può e deve sottostare il processo di apprendimento dell'uomo devono sempre avere come punto di riferimento un modello scientifico che è già tutto precostituito indipendentemente dalla mente umana e anche senza che esista la mente umana, perché la mente umana non è necessaria per il costituirsi della scienza, la scienza è già tutta data in natura. E quindi, distinguendo questo punto di vista ontologico dal punto di vista gnoseologico, noi ci poniamo anche il problema di quale possa essere la procedura che deve adottare correttamente questo pensiero umano per poter costituire la scienza, perché qual è la posizione del concetto, qual è la posizione della sensazione, qual è la posizione del giudizio. Il giudizio umano aspira ovviamente all'universalità, alla completezza delle formulazioni concettuali alle quali è in grado di fare riferimento. Però, come abbiamo visto, per poter integrare le proprie conoscenze deve procedere ad un confronto con la sensazione. La sensazione quindi è un elemento problematico che continuamente mette in crisi le costruzioni concettuali della mente umana. La mente umana formula delle ipotesi e queste ipotesi devono avere il rigore della concettualità. Concettualizzazione matematica, però hanno sempre la necessità di un'integrazione continua e questa integrazione deve avvenire attraverso la prova sperimentale. Quindi, da un lato, da questo punto di vista, nella concezione scientifica e naturalistica, la sensazione da un lato conserva un carattere di defettività, di problematicità, perché in definitiva l'uomo per poter giungere ad un continuo perfezionamento delle sue forme concettuali corrispondente al sapere scientifico deve procedere ad un confronto con l'esperimento, con i dati della sensibilità e potrà vedere una convalida della sua ipotesi quando questa ipotesi sarà funzionale, potrà ottenere un'effettiva integrazione della sua esperienza in funzione di un ampliamento delle sue capacità di dominio sul mondo esterno, perché in definitiva da questo punto di vista l'uomo con i suoi concetti aggredisce il mondo esterno e lo costringe a inquadrarsi nelle formulazioni razionali del pensiero matematico e quindi viene a possedere il mondo esterno. Ecco, ma questo possesso, noi sappiamo, non potrà essere mai completo, mai totale, ma dovrà essere soggetto continuamente ad un confronto con il mondo sensibile. Ecco, quindi nella sensazione c'è quindi un elemento defettivo, perché in definitiva la sensazione mette in luce l'insufficienza, l'incompletezza delle conoscenze dell'uomo, ma nello stesso tempo è il momento problematico di fronte al quale si esercita l'intelletto umano per giungere ad un possesso reale del mondo esterno, quindi un possesso che abbia un valore effettivo e non semplicemente illusorio, perché senza l'esperimento l'uomo può formulare tutte le ipotesi che possono essere anche perfette dal punto di vista del rigore logico, ma questa perfezione non è coincidente con la realtà fino a quando non si cimenta con la dimensione della sensibilità. E quindi che cosa ne deriva da questa concezione? Ne deriva anche la necessità di concepire questo problema della scienza secondo due formule logiche. Una è la formula logica di carattere ontologico, che presuppone la scienza come precostituita matematicamente e quindi corrisponde alla formula dell'identità A uguale A.
La formula invece della conoscenza che si accresce attraverso l'esperimento è una formula che noi possiamo definire dialettica, perché non è sufficiente che l'uomo costruisca delle formulazioni ipotetiche sulla natura, anche di carattere matematico, se non cimenta queste sue formulazioni di carattere matematico con la realtà effettiva della sensazione. La sensazione da questo punto di vista ha un significato di attuazione, di realizzazione di quella che è la formulazione puramente ipotetica del concetto. Quindi il concetto è una formulazione ipotetica che richiede, per diventare effettivamente corrispondente alla realtà, per acquistare un carattere apodittico, per avere un carattere concretezza reale, deve dimostrare la possibilità di applicarsi al mondo sensibile. Il mondo sensibile quindi diventa il banco di prova per verificare l'effettiva validità delle nostre conoscenze. E queste conoscenze richiedono, anche una volta che si costituiscono come conoscenze validate dall'esperienza e quindi diventano teorie, passano dalla fase ipotetica alla fase di teoria e di legge naturale, richiedono una continua verifica. Quindi il problema del sapere scientifico non è mai, dal punto di vista gnoseologico, non può mai considerarsi chiuso e risolto una volta per tutto, è una problematica continuamente aperta, perché appunto questo dipende da una defettività del pensiero umano che non può di colpo tutto in una volta abbracciare la totalità dei contenuti della scienza, ma deve procedere discorsivamente, deve procedere per gradi, deve procedere attraverso continue approssimazioni, attraverso continui confronti. Cioè le teorie scientifiche non sono mai completamente validate, devono essere continuamente aperte e devono essere continuamente aperte al confronto con l'esperimento. Gli esperimenti che si possono effettuare non hanno mai fine, sono necessari per poter arrivare ad un'effettiva validazione delle teorie. Le teorie sono quindi continuamente esposte alla necessità di una continua riprova della loro validità, e quando una teoria non regge più al confronto con l'esperienza, deve essere sostituita da una nuova teoria che deve essere più comprensiva, più ampia, e deve portare la precedente teoria a risolversi nella nuova teoria, che ha un carattere più comprensivo, anche se presenterà poi dei limiti di fronte a nuove necessità di sperimentazione. Quindi questo procedimento del pensiero scientifico dal punto di vista gnoseologico noi già lo possiamo definire dialettico, però in questo caso la dialettica è una dialettica che non nasce da una autenticità di questa forma razionale, nasce anzi da una defettività della mente umana, perché si deve presupporre che se la mente umana fosse perfetta non avrebbe neanche bisogno di eseguire degli esperimenti, non avrebbe bisogno di esercitare un'analisi critica, una verifica di carattere sperimentale per poter saggiare l'effettiva efficacia delle formule teoriche che ha acquisito. Una mente assolutamente perfetta sarebbe già tutta perfettamente adeguata a quella che è la struttura originaria della natura, e la sua conoscenza avrebbe la possibilità di racchiudersi in un'unica formula matematica. Quindi il naturalismo
scientifico basato sul principio dell'essere naturale, che è già costituito in termini razionali, porta con sé l'impossibilità di giungere ad una autenticazione della spontaneità conoscitiva dell'uomo, e questa possibilità è negata anche per quanto riguarda perciò una teoria dell'io, una teoria della personalità, perché in questo caso come possiamo concepire un io o una personalità che abbia una sua fondazione scientifica? E la mente umana deve essere conforme a quella che è la struttura della natura, quindi deve avere una strutturazione matematica, e sarà tanto più autenticata quanto sarà obiettivata. Il soggetto si autentica in quanto progressivamente si traduce in termini di oggettivazione matematistica, che è poi quella posizione che viene interpretata in questi termini, come noi sappiamo, in psicologia da Piaget. Quindi il Piaget può essere preso come un termine di riferimento tipico, un'esemplificazione di questa impostazione della teoria della scienza e anche della psicologia così come interpretata da un punto di vista strutturalistico, naturalistico. Ora, questa impostazione, d'altra parte, questa impostazione naturalistica non è l'unica forma di naturalismo, perché noi abbiamo anche una posizione che nell'ambito del pensiero scientifico contemporaneo, che fa capo all'empirismo e che assume di fronte a questa posizione un atteggiamento critico. Noi sappiamo che l'empirismo nasce appunto da un atteggiamento di tipo critico nei confronti di questo naturalismo, che viene considerato come un naturalismo dogmatico, perché se la scienza deve costituirsi su basi critiche, su principi logici e razionali certi, deve dimostrare anche la verità delle sue proposizioni di base fondamentali. E questo naturalismo parte dall'idea che il mondo è costituito secondo formule matematiche, cosa che l'empirista sostiene non sia dimostrato. Nulla dimostra a noi, al nostro intelletto, che il mondo sia scritto in lettere matematiche. Questo è un presupposto, è una posizione che noi non possiamo verificare direttamente. Noi possiamo verificare direttamente soltanto la realtà delle nostre sensazioni. Quindi le nostre sensazioni ci danno delle sensazioni, delle impressioni che possono essere piacevoli o possono essere sgradevoli, che possono riguardare i nostri organi, i diversi organi di senso, che sono appunto il gusto, la vista, il senso dello spazio, il senso del tempo, e sono tutte sensazioni, tutte impressioni che noi viviamo nella nostra esperienza, e questa è la nostra realtà. Da questa nostra realtà noi non possiamo sfuggire. Quindi l'empirismo capovolge la posizione del naturalismo classico, del naturalismo razionalista, e impone una visione diversa del mondo naturale, sostiene che il soggetto è la somma delle impressioni che gli vengono dal mondo esterno, ma al di là di queste impressioni non ha nessuna giustificazione nel concepire il mondo esterno in un modo piuttosto che in un altro. Deve partire necessariamente dalle sensazioni. E queste sensazioni che cosa sono? Sono esperienze immediate. Quindi sono esperienze che richiedono comunque però una interpretazione, si pone l'interrogativo di che cosa siano queste sensazioni. E allora, dovendo cercare di comprendere che cosa sia questo mondo delle sensazioni, l'empirista si dà diverse risposte. Queste sensazioni, si dice in prima istanza,
si pongono come esperienze immediate, come esperienze che ci danno, ci mettono in contatto con una realtà che può essere gradevole o sgradevole, che può essere variopinta o può essere priva di varietà qualitative, però in generale questa realtà è caratterizzata da una variabilità qualitativa infinita, no? Non possiamo dire neanche se è di natura qualitativa o di natura quantitativa, le sensazioni che ci presenta possono essere più facilmente anche inquadrabili secondo degli schematismi matematici, o può essere più difficile sottoporla a questo letto di procuste delle nostre categorie mentali. Quindi noi non abbiamo comunque nessuna possibilità di dimostrare che la nostra immagine, l'immagine del mondo che noi ci facciamo, abbia un fondamento oggettuale, reale, e non sia invece una costruzione più o meno fittizia della nostra mente, una costruzione che può essere variabile da soggetto a soggetto a seconda delle caratteristiche variabili che hanno queste impressioni sensibili. Quindi, partendo da una posizione empirica, noi rimaniamo privi di un punto di riferimento per quanto riguarda la possibilità di una fondazione, di un'autenticazione, non solo del soggetto individuale, ma anche della stessa scienza, mentre nel naturalismo classico non c'è dubbio, non si pone nessun dubbio al fatto che il mondo naturale sia fondato su principi matematici. In questo caso i principi concettuali e quindi anche le stesse matematiche vengono considerate delle costruzioni più o meno arbitrarie della mente umana, che possono essere più o meno validabili sul piano pratico, nel senso che servono a risparmiare la fatica di considerare le sensazioni e i bisogni e le necessità di volta in volta nella loro problematicità singola e particolare, ci consentono di raggrupparli, di ordinarli secondo criteri razionali per noi, e quindi dimostrano una loro utilità. Ma anche l'utilità indiscutibile delle matematiche non dimostra che queste matematiche abbiano un valore reale, che non siano invece delle costruzioni più o meno arbitrarie della nostra mente. E quindi l'empirismo vuole partire da posizioni assolutamente rigorose dal punto di vista critico. L'empirismo sostiene che se si vuole costruire una scienza che abbia una base di realtà e che non sia una pura fantasticheria, deve basarsi sulle sensazioni. Però appunto anche in rapporto a queste sensazioni gli empiristi hanno atteggiamenti molto diversi, perché noi abbiamo gli empiristi che sostengono sì che noi partiamo come base per la nostra conoscenza dalle nostre impressioni sensibili, ma poi in queste impressioni sensibili noi cerchiamo anche una base di obiettività che ci chiediamo se possiamo estrarre degli elementi obiettivi da queste esperienze sensibili. E quindi da questo punto di vista noi presupponiamo che comunque nella sensibilità sia possibile trovare dei dati razionali in base ai quali ordinare poi tutte le nostre esperienze. Questa è una posizione che vorrebbe conferire alla sensazione un fondamento di carattere obiettivo, e questa è una posizione che tipicamente nell'empirismo classico troviamo nel Locke, il quale parte dalle sensazioni ma poi
in queste sensazioni, cerca di ritrovare degli elementi obiettivi che possano coincidere con quelle che sono le esigenze razionali del nostro intelletto. E allora questo empirismo, in definitiva, poi in ultima analisi, finisce col ricadere nelle posizioni del naturalismo classico, perché se noi partiamo sì dalle nostre sensazioni, ma poi in queste sensazioni ricerchiamo degli elementi che anche qui nel Locke vengono definite come qualità primarie di sensazione, e queste qualità primarie noi le identifichiamo con gli stessi principi razionali che noi consideriamo universali e necessari, come possono essere le matematiche, ecco che allora noi ritorniamo ad una posizione di tipo naturalistico classico. Quindi nell'empirismo noi dobbiamo distinguere diverse posizioni. Ci sono gli empiristi che dicono sì, noi partiamo dalla sensazione, quindi noi stabiliamo il primato gnoseologico della conoscenza. L'empirismo si caratterizza per una affermazione del primato gnoseologico della conoscenza. Perché? Perché parte dal soggetto. Parte dal soggetto che poi può nel suo percorso di conoscenza conoscere diversi destini. Però il punto di partenza non è più il punto di vista ontologico del naturalismo classico, che dice la natura ha già in sé i principi costitutivi della scienza ed è fondamentalmente concettualizzazione matematica. No, l'empirista dice no, la natura è fondamentalmente sensazione, perché questa è la base della nostra esperienza. Quindi sposta il problema della conoscenza della scienza alla dimensione della soggettività, dalla una oggettualità già data, passa alla posizione primaria, originaria. Alle origini non c'è una natura già tutta costituita in termini matematici. La vera natura, la natura originaria, è la sensazione. E quindi noi partiamo dalle sensazioni e poi cerchiamo di vedere se queste sensazioni possono avere in sé degli elementi costitutivi che noi possiamo far corrispondere alle esigenze razionali del nostro intelletto. Questa è tipicamente la posizione locchiana. Ma c'è anche l'empirista che dice per quanto noi esploriamo la sensazione e vogliamo ricercare in questa sensazione degli elementi oggettuali, questi elementi che noi troviamo sono sempre fatti di sensazioni, quindi non ci consentono di andare al di là della soggettività. E allora abbiamo una posizione che ascrive al soggetto ogni determinazione della realtà. Se la realtà è la sensazione, noi dobbiamo rassegnarci a considerare questa realtà come esclusivamente soggettiva. E se dobbiamo, casomai, se vogliamo conferire a questa realtà, che è una realtà soggettiva, un fondamento oggettuale che ci consenta di autenticare le nostre conoscenze, noi dobbiamo casomai fare riferimento alla trascendenza. Allora ritorniamo ad una sorta di platonismo, che è un platonismo appunto ontologico-metafisico, perché il fondamento della razionalità non è più presente nella stessa sensazione, ma deve essere rinviato ad una dimensione trascendente. Allora soltanto la trascendenza può garantire la conformità della mente umana alla sensazione, in quanto collegata al mondo esterno, e in quanto il mondo esterno sia esso stesso costituito in termini di razionalità e quindi intelligibile dal punto di vista scientifico. Allora ritorniamo ad una posizione di trascendenza per la quale la stessa scienza può essere garantita se si presuppone
la presenza di una mente provvidenziale che ha garantito tutto l'ordine dell'universo, come noi troviamo appunto in Cartesio e come tipicamente comunque nell'ambito dell'empirismo viene dell'empirismo classico viene enunciato da Berkeley, che è appunto il rappresentante dell'empirismo soggettivistico classico. Ma abbiamo anche un'altra posizione che è più coerentemente connessa con quello che è ciò che è effettivamente l'empirismo, che afferma che è l'esperienza immediata che è il punto di riferimento di ogni realtà e che quindi sostiene che non si possa neanche fare una distinzione nella sensazione tra soggetto e oggetto, perché le distinzioni di soggetto e di oggetto si sostiene che sono secondarie all'esperienza sensibile, e noi non abbiamo nessuna dimostrazione che nell'esperienza sensibile ci sia questa distinzione di soggetto e di oggetto. Noi parliamo di soggetto e di oggetto, ma soggetto e oggetto sono astrazioni. E ciò che in un certo momento ci pare soggettivo, in un altro momento viene trasferito nell'oggetto. E ciò che noi attribuiamo all'oggetto, scopriamo che non è altro che una determinazione della nostra soggettività. Basti pensare ai colori che noi attribuiamo agli oggetti e che invece dipendono da condizioni contingenti della nostra organi sensibili. Quindi noi attribuiamo agli oggetti delle determinazioni che dovrebbero in realtà appartenere al soggetto. Come di rimando noi attribuiamo al soggetto determinazioni che in realtà appartengono a qualche cosa di obiettivo che si trova e che noi definiamo esteriorità. Ma dal punto di vista puramente sensibile, l'esperienza sensibile sarebbe la indifferenziazione originaria di soggetto e di oggetto. Quindi noi non avremmo neanche la possibilità legittima di operare nella nostra esperienza questa distinzione. La distinzione ha un carattere fondamentalmente pragmatico. Per noi alle volte è più opportuno, è più conveniente attribuire certe qualità di sensazione al soggetto, in altri momenti in rapporto ad altre circostanze, ad altre contingenze. Noi attribuiamo queste determinazioni sensibili che restano e rimangono comunque delle determinazioni sensibili a degli oggetti, ma questi oggetti sono oggetti puramente immaginati, perché nulla ci dimostra che l'oggetto abbia una sua autonomia, che abbia una sua intrinseca costituzione razionale, una sua strutturazione. Tutte queste leggi secondo le quali noi immaginiamo che gli oggetti si costituiscano o che vengano rappresentati sono in realtà delle leggi che sono costituite in maniera più o meno arbitraria in seguito a delle contingenze particolari del nostro rapporto col mondo, in base quindi ai nostri bisogni, alle nostre necessità, al bisogno di regolare il caos delle manifestazioni sensibili, delle contingenze dell'ambiente esterno, in base alla necessità di soddisfare i nostri bisogni. Resta comunque di fatto che anche in questa concezione empiristica, che è un empirismo che sostiene che la sensazione nella sua autenticità è neutra, quindi non è né soggetto né oggetto, e che è rappresentante tipicamente dell'empirismo di Hume, dove si dice ma non c'è nessuna possibilità in rapporto alle nostre sensazioni di attribuirle ad un mondo naturale e di trovare in queste sensazioni qualche cosa che corrisponda alle nostre necessità razionali, e neanche c'è la possibilità di attribuirle ad una provvidenzialità divina, immaginare che esista una mente superiore che possa garantirci la realtà di queste sensazioni e la razionalità soprattutto di queste sensazioni. E quindi la sensazione non ha bisogno di garantire se stessa
il rapporto alla realtà, perché è la prima realtà, quindi non deve essere garantita da nulla. E la sensazione non ci offre neanche però la possibilità di una razionalizzazione della nostra esperienza, perché ciò che chiamiamo razionale è in realtà è un arbitrio, e quindi da questo punto di vista viene meno non solo la possibilità di rappresentarci l'io, la personalità in maniera coerente e in maniera sistematica, ma ne deriva anche la possibilità o l'impossibilità di costituire anche una scienza naturale, perché da questo punto di vista, dal punto di vista puramente empirico, la razionalità di cui si vanta la scienza classica e che concepisce la natura come ordinata da leggi che sono leggi naturali, che quindi sono leggi che sono inviolabili, che sono eterne, che hanno un carattere universale necessario. Tutto questo sistema che la scienza classica attribuisce alla natura e quindi anche alla possibilità della mente umana di pervenire a contenuti che abbiano queste caratteristiche, tutto ciò è un'illusione, è semplicemente frutto dell'immaginazione del nostro intelletto, che ritiene che le cose siano tanto più reali e abbiano tanto maggiore validità razionale quanto più coincidono con i nostri bisogni, con le nostre necessità. E i nostri bisogni e le nostre necessità sono bisogni sensibili, sono necessità sensibili. E il fatto che una certa sistemazione del mondo naturale comporti un migliore soddisfacimento delle nostre necessità non ci dà minimamente l'autorizzazione di affermare che queste costruzioni che noi ci facciamo abbiano un valore di realtà obiettiva, effettivamente presente nel mondo esterno. Quindi questa è in sintesi, poi noi potremmo esaminare diversi autori, perché questa è una problematica scientifica, questa problematica della scienza, e vale non soltanto per la psicologia, ma poi sappiamo che ha avuto un notevole sviluppo anche nella critica del pensiero scientifico per quanto riguarda le scienze fisiche, le scienze naturali stesse e le stesse scienze matematiche. Per cui appunto ci sarà il matematico che sostiene che i contenuti della nostra conoscenza matematica corrispondono a degli enti reali che esistono in qualche dimensione della realtà, e che quindi le costruzioni matematiche che noi elaboriamo hanno come modelli fondamentalmente esistenti ed effettivamente presenti delle entità che noi in qualche modo, alle quali noi in qualche modo, seppure in maniera imperfetta, ci possiamo avvicinare, ma che hanno una consistenza reale che è molto superiore a quella delle nostre impressioni sensibili. E ci saranno invece dei matematici che sostengono che la matematica è una creazione della mente umana e che il fondamento della matematica non può essere trovato sul piano ontologico, ma che deve essere ricercato nella modalità di formazione del nostro pensiero e delle modalità di rapporto che noi abbiamo con gli oggetti esteriori, con gli oggetti di conoscenza estensiva e quantitativa. Quindi quantità, estensione sono le caratteristiche che contraddistinguono il pensiero matematico, e tutte le altre forme possono essere considerate meno valide in quanto meno utili e soprattutto di minor valore economico, perché ciò che contraddistingue la conoscenza dal punto di vista qualitativo è la grande varietà dispersività dell'esperienza. E quindi in questo caso la conoscenza deve avvicinarsi di volta in volta ai dati di sensibilità
per quello che sono, nella loro immediatezza. Non c'è la possibilità di ridurre delle determinazioni qualitative ad una classificazione di tipo quantitativo, mentre invece le determinazioni sensibili quantitative possono essere tradotte in termini matematici. Quindi quanto più noi possiamo arrivare a questa riduzione naturalistica, questa riduzione quantitativa, noi abbiamo la possibilità di avere un'effettiva conoscenza di carattere naturalistico e che ci rende possibile anche appunto l'ordinamento, un ordinamento economico dei fatti di esperienza. E quindi se noi vogliamo orientarci dal punto di vista del metodo della conoscenza, cioè dal punto di vista epistemologico, perché appunto l'epistemologia non è altro che l'analisi critica dei metodi e dei concetti che ci devono guidare per arrivare ad una conoscenza scientifica, e noi dobbiamo stabilire come punti di riferimento innanzitutto la posizione naturalistica, che parte dall'oggettualità razionalizzata a priori e quindi stabilisce il primato del punto di vista ontologico, oppure dal punto di vista empiristico. E dal punto di vista empiristico noi partiamo da un primato invece del punto di vista gnoseologico. E il punto di vista ontologico per l'empirista che cosa può rappresentare? Non rappresenta alcuna realtà, rappresenta soltanto un artificio che può essere anche utile, perché noi possiamo, partendo dall'idea che un determinato oggetto già esiste, e costruire poi le nostre conoscenze su questo modello. Ma il principio che l'oggetto esista, che abbia una sua realtà, abbia un suo fondamento ontologico, questa è un'idea della nostra mente, della quale noi ci serviamo per avere un punto di riferimento nell'ordinamento delle nostre sensazioni, delle nostre impressioni sensibili. Quindi il naturalismo, come viene presentato anche nella scienza moderna e contemporanea, non ha un suo orientamento unitario, è molto diverso a seconda se viene concepito in termini naturalistici classici, in termini del razionalismo classico, o che poi fa riferimento sempre a dei presupposti di carattere platonizzante, oppure se noi lo riferiamo alla posizione dell'empirismo, che vediamo è anche piuttosto complessa, perché gli empiristi, come abbiamo visto, in psicologia hanno delle connotazioni molto diverse, ma anche dal punto di vista delle stesse scienze naturali, l'empirista parte sempre dal punto di vista della sensazione, quindi assume una prospettiva gnoseologica, si caratterizza per l'assegnazione del primato, per l'affermazione del primato della sensazione, però poi sviluppa questo principio in maniera diversa, perché lo può sviluppare in maniera appunto ontologica, naturalistica ontologica, oppure lo può sviluppare in senso idealistico, oppure lo sviluppa nel senso dell'agnosticismo, del relativismo, del pragmatismo, del riduzionismo radicale, per cui e poi nel senso del tecnicismo, perché da questo punto di vista, immaginando che le nostre stesse costruzioni e immagini del mondo siano delle costruzioni puramente artificiali e quindi sono fittizie, ma si giustificano dal punto di vista pragmatistico, che cosa ne deriva? Che la scienza in sé innanzitutto non può esistere, perché questo è un simile presupposto, che la scienza esiste nella natura, sappiamo, viene considerato come un pregiudizio ontologico del naturalismo classico, mentre invece noi non possiamo immaginare che la scienza sia già tutta costituita. La scienza si costituisce come
nell'ambito di un processo di adattamento della mente umana ad un qualcosa di esteriore che noi chiamiamo natura, ma che noi ignoriamo completamente, perché ciò che noi chiamiamo natura non è altro che un flusso costante di sensazioni, e questo flusso costante di sensazioni nella organizzazione e nella strutturazione che noi introduciamo attraverso i processi della nostra mente è una costruzione fittizia di questa mente, che si giustifica per criteri economici utilitaristici. Quindi queste costruzioni concettuali che noi usiamo per ordinare le nostre esperienze hanno un significato puramente tecnico. Quindi alla scienza, al concetto della scienza classico, al quale veniva conferita una connotazione ontologico-metafisica, viene ad essere sostituita una concezione pragmatistica, utilitaristica, che ha un valore non ontologico, ma puramente tecnicistico. Cioè, ciò che noi consideriamo scienza e i concetti che noi consideriamo scientifici non sono altro che strumenti che ci danno la possibilità di meglio manipolare i dati sensibili. La scienza non sarebbe altro che una tecnica manipolatoria di quelli che sono i dati sensibili in funzione del soddisfacimento delle nostre necessità, che sono sempre necessità empiriche e quindi fanno a capo sempre la sensazione, non vanno al di là della sensazione. E quindi il concetto di naturalismo qui assume un carattere completamente diverso da quello che è il naturalismo classico, perché il naturalismo classico parte dall'idea che la scienza abbia un fondamento ontologico nell'essere in quanto tale e che abbia quindi una caratteristica effettivamente universale e necessaria, mentre quindi è valida per tutti i tempi, non ha una differenziazione in rapporto ai tempi e ai luoghi in cui possa rivelarsi e manifestarsi. Quando si manifesta, la scienza è scienza, che ha un valore sempre universale e necessario. Nel caso invece di una concezione empiristica del naturalismo, la natura è ciò che è il risultato della nostra manipolazione, o ciò che si in qualche modo si dimostra resistente a questi nostri sforzi di manipolazione, o ciò che, essendo già stato da noi manipolato, è già presente a portata di mano ed è utilizzabile per i nostri bisogni e per l'appagamento delle nostre necessità. Il concetto quindi di necessità e non è un concetto di obiettiva universalità e di collegamento tra elementi di pensiero o elementi di osservazione dei fatti naturali in funzione di un principio di causalità o di un principio di ragione. Qui lo stesso principio di causalità, cioè, o il principio di ragione, diventano degli artifici che noi introduciamo nel mondo naturale, nel mondo esterno, che poi è un mondo caotico, indifferente ad ogni principio di razionalità. Quindi i principi di razionalità o i principi di necessità che noi introduciamo in questo universo caotico sono principi che noi, ai quali noi diamo un valore di verità in quanto sono utili, in quanto li riconosciamo come capaci di appagare le nostre necessità. Ma in realtà, al di là di questo appagamento utilitaristico delle nostre necessità, noi a questi principi non possiamo riconoscere una verità fondata ontologicamente. Quindi bisogna avere ben chiara questa distinzione tra il naturalismo di carattere classico, di carattere razionale, e il naturalismo di carattere empirico. Questi sono i due pilastri sui quali si regge la concezione naturalistica del mondo.
al quale bisognerà poi aggiungere il punto di vista dialettico, perché ovviamente dal punto di vista dialettico il concetto di scienza assume delle connotazioni profondamente diverse. Quindi il concetto di scienza, il concetto di soggetto, il concetto di oggetto, il giudizio, la concettualità, la sensazione, l'io, l'individuo, tutti questi termini che sono fondamentali per venire ad una sistematizzazione delle nostre conoscenze, sia naturali sia psicologiche, possono acquistare delle valenze completamente diverse a seconda del contesto in cui vengono presentate. Se noi parliamo di soggetto in un contesto naturalistico classico, questo concetto di soggetto è completamente diverso da quello che risulta in un contesto di carattere empiristico. E nell'ambito dello stesso empirismo, il soggetto, l'io, la personalità hanno un significato completamente diverso a seconda che sono considerati secondo un profilo empiristico di carattere oggettualistico o soggettivistico, oppure di carattere neutro, che sarebbe l'empirismo riduzionistico radicale, perché per l'empirismo riduzionistico radicale la distinzione tra soggetto ed oggetto non esiste, ha un valore puramente utilitaristico, contingente, e non ha un valore necessario. Che si ritiene che ciò che noi chiamiamo soggetto una volta può essere chiamato oggetto in un'altra circostanza, in altre contingenze, per le quali per noi è più utile chiamarlo oggetto piuttosto che soggetto. E quindi queste cose è bene che noi poi le vediamo attraverso un confronto tra i diversi autori nei seminari, in modo da poter capire quali sono le differenze che esistono tra un autore ed un altro autore, che magari si definiscono allo stesso modo, si definiscono per esempio attualmente soprattutto in psicologia. La massima parte degli autori si definiscono empiristi. Ma sì, però è una cosa l'empirismo di Jung, è una cosa l'empirismo di Skinner, perché lo Skinner è un riduzionista radicale, invece in Jung c'è un empirismo che poi va al di là della stessa esperienza empirica e va al di là di quelle che sono le esperienze sensibili, e quindi pone il fondamento della realtà sul piano della trascendenza, perché sul piano della trascendenza le strutture archetipiche, l'inconscio collettivo ha un maggiore significato dal punto di vista della realtà di quanto non abbiano le esperienze empiriche della vita quotidiana. Quindi, c'è anche quello ha delle caratteristiche diverse. Quindi nell'empirismo noi troviamo posizioni che sono chiaramente strutturalistiche, altre posizioni che sono funzionalistiche, e ci sono delle posizioni che hanno delle caratteristiche chiaramente riduzionistiche, anche riduzionistiche radicali, e ci sono delle posizioni che hanno aspirazioni integrazionistiche. E quindi per esempio in Jung abbiamo una forma di strutturalismo integrazionistico, perché aspira, anche se poi ovviamente non raggiunge quelle posizioni integrazionistiche della dialettica attualistica, però la sua aspirazione è di arrivare per venire ad un strutturalismo integrazionistico dove possono essere spiegate la realtà del soggetto, dell'oggetto, il soggetto identificato con l'anima, l'animus e tutte le altre determinazioni archetipiche, e dove noi cerchiamo sia attraverso il metodo della trascendenza di pervenire ad una concezione unitaria di tutta l'universo reale, sia naturale sia propriamente psichico.